Luigi Mariano Guzzo, docente di diritto presso l'Università di Pisa. Buongiorno Luigi. Buongiorno. Luigi, quali norme della Costituzione tutelano la libertà? Innanzitutto, quando noi parliamo di libertà e lo rapportiamo alla Costituzione italiana, dobbiamo capire che la libertà attiene al nucleo fondativo della dignità della persona umana. Non ci può essere tutela e protezione della dignità della persona umana senza ovviamente partire da una tutela, da una protezione e da una promozione delle libertà fondamentali. La storia dei diritti umani, le storie delle carte dei diritti, le storie del costituzionalismo si sviluppano e rendono evidente la necessità di proteggere e tutelare la libertà singolare, intesa come libertà della persona umana ed intesa come sfera di autonomia del soggetto rispetto agli abusi del potere, rispetto agli abusi discrezionali del potere. E questa libertà di cui noi ora stiamo parlando appunto al singolare, poi può essere declinata al plurale, può essere resa, diciamo, esplicita in diverse forme. E quindi pensiamo all'articolo 13, la libertà personale è inviolabile. Oppure pensiamo all'articolo 13 della Costituzione italiana, in cui appunto si afferma che la libertà personale è inviolabile. Oppure possiamo fare riferimento ad altre libertà plurali che sono presenti all'interno della nostra Carta Costituzionale. La libertà e la segretezza della corrispondenza, la libertà di riunione, la libertà di associarsi e quindi la libertà di associazione, la libertà di religione o anche la libertà di manifestare il proprio pensiero. Ecco, sono tutte declinazioni al plurale della libertà che attiene al nucleo fondativo della dignità della persona umana e che si collega anche ovviamente al principio dell'eguaglianza, all'articolo 3 della Carta Costituzionale. Non può esserci eguaglianza senza libertà e non può esserci libertà senza eguaglianza. Per questo il riconoscimento della libertà è alla base dei nostri ordinamenti democratici. Luigi, in riferimento alla libertà di protestare, di manifestare anche in relazione alla scuola, ne stiamo parlando in queste settimane, c'è un articolo della Costituzione che in particolare tutela questo diritto? Sì, innanzitutto noi abbiamo l'articolo 21 della Costituzione italiana. L'articolo 21 che appunto afferma che tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente, sottolinea la Costituzione italiana. Ed è importante mettere in evidenza questo avverbio che appunto richiama la libertà, manifestare liberamente il proprio pensiero. E quello è tutti, si riferisce, lo dobbiamo dire, davvero a tutti, quindi a cittadini, a stranieri, ad apolidi, e si riferisce quindi alle studentesse e agli studenti della scuola, che possono manifestare liberamente il pensiero anche attraverso delle riunioni. E la libertà di riunione è tutelata all'articolo 17 della Carta Costituzionale. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Qua ancora una volta c'è l'indicazione di un principio pacifista, possiamo dire, che anima la nostra Carta Costituzionale. Ed il diritto di riunirsi pacificamente senza armi è una libertà fondamentale in quanto attiene, come dicevamo prima, al nucleo fondativo della dignità della persona umana. Ma quello che più dobbiamo sottolineare, credo, è che nel momento in cui la nostra Costituzione riconosce il diritto di riunione, all'interno appunto dell'articolo 17, sottolinea che quando queste riunioni si svolgono in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità.
Ora, è importante mettere in evidenza questo passaggio, che poi è il comma terzo dell'articolo 17 della Costituzione, per sottolineare come il preavviso di cui parla l'articolo 17 è cosa ben diversa dall'autorizzazione. Le autorità non autorizzano una riunione pacifica e senza armi, perché non è necessaria un'autorizzazione, in quanto attiene alla libertà fondamentale dei singoli, ma semplicemente ne deve essere dato un preavviso, c'è cioè una comunicazione. Quindi non è una richiesta di autorizzazione, ma semplicemente una comunicazione. Ma anche nel Esatto. caso delle occupazioni, Luigi, o è una fattispecie diversa quella? Le Allora, poi occupazioni per studentesche? le... Certo, poi diciamo che nell'ambito poi delle occupazioni poi entrano in gioco ovviamente altri problemi di natura di sicurezza, anche di incolumità pubblica, che sono i due motivi che cui fa riferimento direttamente l'articolo 17, quando poi dice che queste autorità possono vietare le riunioni soltanto però per motivi di sicurezza o incolumità pubblica. Ma il tema ovviamente poi si ricollega a questa norma decretata per urgenza, l'articolo 434 bis, che è stato introdotto per l'appunto con il decreto legge, come noi sappiamo, 162 del 2022. Ora, in realtà sembra che questa norma sia stata decretata per urgenza da parte del governo Parliamo del proprio in... decreto anti-rave, il cosiddetto decreto anti-rave. Esatto, parliamo del cosiddetto decreto anti-rave e quindi sia stata decretata per urgenza, con urgenza soprattutto per vietare, tra virgolette, i rave party e altre forme anche di occupazione che possono riguardare anche evidentemente la scuola. E dobbiamo sottolineare che questa norma, come è stato messo in evidenza anche da altri studiosi di diritto penale, questa norma evidentemente contiene, diciamo, una struttura non molto chiara, sia per come è stata scritta, sia perché lascia ampi margini di interpretazione e di valutazione. Ad esempio, quando la norma fa riferimento a raduni pericolosi, qua si apre un mondo, diciamo, di Mondo. valutazioni. In che senso questi raduni sono pericolosi? Chi può dire che questi raduni sono pericolosi? E perché? Ora, da questo punto di vista, io credo che la bussola fondamentale deve essere data dagli articoli 21 e 17 della Costituzione italiana. L'unico limite che la Costituzione italiana pone alla libertà di riunione è quello dei motivi di sicurezza e di incolumità pubblica. Le libertà di riunione e di manifestazione del pensiero non possono che trovare tutela e protezione, anche perché poi deve essere, badate bene, queste libertà in sé manifestano una dimensione, se vogliamo, che può essere definita anche profetica, nel senso di cambiamento, di tensione al cambiamento per la società civile e di tensione al cambiamento rispetto a situazioni che spesso non funzionano. Eppure di questo ne dobbiamo tenere conto. Quindi probabilmente gli studenti, a mio avviso, hanno ragione quando sono preoccupati che una simile norma può provocare anche dei problemi relativamente alle manifestazioni studentesche. Però dobbiamo anche ricordarci che è stata decretata attraverso, appunto, che è stata prodotta, diciamo, attraverso una decretazione d'urgenza. Probabilmente non si ravvisavano gli elementi dei casi straordinari di necessità e urgenza che prevede la Costituzione in situazioni del genere, perché dobbiamo ricordare che l'attività legislativa spetta al Parlamento e non al governo. Per essere una norma penale
non è, doveva essere scritta meglio, c'erano degli elementi che dovevano essere specificati, perché, come dimostra anche questo esempio, la norma penale incide direttamente su libertà fondamentali. E quindi è una questione molto delicata da questo punto di vista, che necessita anche di tempo per essere pensata, ragionata e poi scritta. Il Parlamento ha 60 giorni di tempo per convertire questo decreto in legge e probabilmente, anzi quasi certamente, saranno 60 giorni utili. Innanzitutto per rendersi conto della reale necessità di una norma del genere e poi eventualmente anche per capire come questa norma può essere inserita all'interno del codice penale senza però andare a toccare quelle che sono le, senza però andare a frustrare quelle che sono le libertà fondamentali del soggetto. Ecco, da questo punto di vista credo che la riflessione è sì delicata, ma anche importante. E non è una riflessione che deve essere lasciata soltanto agli addetti ai lavori, una riflessione che coinvolge tutti, coinvolge l'intera società civile e coinvolge anche la scuola. Ecco, magari nelle classi si potrebbero attivare laboratori di scrittura delle norme e capire come una norma del genere possa essere scritta in relazione appunto a quella che è la tutela e la protezione delle libertà fondamentali. Potrebbe essere questi 60 giorni in cui anche le scuole si mettono in moto per una riflessione critica su queste libertà che sono libertà fondamentali e che studentesse e studenti, a mio avviso, fanno bene, diciamo, quasi a presidiare, se così si può dire. Anche perché è vero, quando noi vediamo il passaggio purtroppo da regimi, il passaggio verso regimi dittatoriali, questi passaggi spesso, anzi sempre, intervengono proprio nel momento in cui si limitano le libertà, nel momento in cui le libertà entrano in agonia. Ora, non è per fortuna il nostro caso questo, non c'è un pericolo del genere, lo dobbiamo dire chiaramente, però le nostre libertà fondamentali, i diritti fondamentali, la Costituzione italiana devono essere comunque sempre, da questo punto di vista, protetti. E maggiore attenzione a norme penali del genere forse è importante dare. Grazie a Luigi Mariano Guzzo, docente di diritto. Alla prossima. Grazie a voi.